Buonasera, grazie di essere qui presenti, grazie anche agli amici che ci seguono su streaming. Siamo diversi, siamo differenti, abbiamo differenti culture e religioni, ma siamo fratelli e vogliamo vivere in pace. Queste le parole di Papa Francesco sulle quali si è costruito questa giornata della fraternità qui a Roma. Si è costruito per dare una risposta a questa domanda. Come si costruisce questo vivere in pace? E la giornata oggi, contemporaneamente a noi, in 12 luoghi rappresentativi della città, ha 12 tavoli tematici, che contemporaneamente riflettono su come poter dare questa risposta all'invito del Pontefice. Questo è il tavolo sport, un tavolo al quale abbiamo dato un titolo, gareggiare nella stima. Cadere e rialzarsi, il valore delle relazioni, lo spirito di squadra, l'amicizia e il senso di famiglia. Questi sono un po' gli stimoli di questo tavolo, un tavolo al quale prende parte il Presidente Pancalli, che ovviamente non ha bisogno di presentazione alcuna. Che cosa è tutto? Il Presidente Pancalli è tutto. È tutto. È tutto perché questo è il mio mestiere. Però il nostro mestiere di avvocati ci porta a prepararci sempre e quindi ho letto, per non avere la superficialità di chi dice lo conosco il Presidente Pancalli, non c'ho bisogno di leggere di chi è, invece c'è sempre bisogno di imparare e si impara anche leggendo quello che si pensa di sapere e non si sa. Leggendo il curriculum del Presidente Pancalli, il Presidente Pancalli è tutto. È stato atleta quando non aveva una difficoltà fisica, è stato atleta di primo livello, è stato poi atleta con la difficoltà fisica e poi è stato colui il quale, mister, poteva anche essere il tuo presidente perché è stato anche commissario della FIGC. Pensa quanto ci saremmo io. Sarebbe l'avresti stato scelto. Un piacere. Presidente, l'avresti scelto. Come CT. È un grande dirigente, è colui il quale, al quale si deve portare in Italia, e forse non solo in Italia, una cultura. Una cultura, Presidente, che io sintetizzo con due parole di mio padre. Mio padre era uno psicologo, fondato un centro per ragazzi handicappati. E io, Francesca, ho imparato a giocare a 3 anni. Giocavo con dei ragazzi in questo campo sportivo, che erano i ragazzi di mio padre. Io non conoscevo la diversità. Me l'hanno fatta capire dopo, quando mi dicevano: ma tu con chi giochi? Con i ragazzi dell'istituto. E allora io vado da papà e dico: papà, ma perché mi dicono i ragazzi dell'istituto? Ecco, il Presidente Pancalli è uguaglianza nella diversità e tante cose. Poi abbiamo il mister Spalletti, che anche di lui sono andato a vedere il curriculum, mister, che ha allenato tanto e che oggi è l'allenatore della nazionale e che per quelle ricchezze, per quei regali che ti dà la professione, io ho avuto l'onore e il piacere il 18 agosto di conoscerlo a casa sua a Montaglione, quando con il presidente federale abbiamo portato un contratto da firmare. Ecco, con loro oggi noi discutiamo di questo gareggiare
questo gareggiare nella stima, di che cos'è lo sport, di cosa lo sport, di come lo sport può dare il suo contributo in questa opera di pace, in questa capacità di dare una mano al mondo, di, capacità di rispondere alla, alla domanda e a quelle frasi del, a quella frase del, del pontefice. Sto prendendo tempo perché sto cercando una domanda, Francesca, non è il mio mestiere, e quindi ecco, inizierei, come abbiamo detto, dal presidente Pancalli, al quale voglio porre la domanda che, il, che vogliamo fare in questa giornata, che poi è un po' il tema della giornata. Come noi, come lo sport può essere strumento di pace, strumento di coesione, strumento di abbattimento delle barriere, come lo sport può essere e è elemento di fraternità? Ma allora mi hai fatto una domanda che quanto tempo abbiamo, perché necessita una risposta molto complessa che naturalmente investe riflessione di matrice, naturalmente essendo cattolico, di tale dimensione, ma anche riflessione che si allargano un po' più a quella che è la dimensione della politica del paese o dei paesi nei confronti di, quelle che, di quella che è la dimensione sportiva. Io partirei da una considerazione, perché io credo che anche durante l'udienza con il Santo Padre questa mattina, tra, nelle parole del Santo Padre ci siano degli spunti di riflessione che ci aiutano pure a dare delle risposte sulle, sulle domande che questo pomeriggio ci poniamo. Innanzitutto il Santo Padre ha ricordato molte di quelle suggestioni che, sulle quali si è espresso nella sua famosa enciclica dell'ottobre del 2020 in piena onda pandemica, e all'epoca con questa enciclica il Santo Padre, al di là del soffermarsi su temi cruciali del, del vivere quotidiano, del, sui problemi del nostro tempo, affrontava il tema della distanza sociale, che spesso si accompagna a una distanza spirituale tra gli uomini, e alla distanza fisica. Vivevamo in periodo molto particolare, come noi tutti ricordiamo. E partiva dal presupposto per cui tutti gli uomini, vivendo in una dimensione unica e con un destino unico, necessitassero di accorciare le distanze per trovare un modello di, oggi pure l'ha citata, amicizia sociale e di grammatica dell'umanità, che aiutasse un sistema di, come dire, di condivisione, perché insieme si è più forti per superare le difficoltà. Ricordiamoci che cosa stavamo vivendo nel, in quel periodo. Quindi il tutto passa dalla consapevolezza che quella grammatica dell'umanità a cui faceva riferimento, quell'arte della convivenza, necessariamente deve essere in qualche modo però alimentata. Quindi la domanda che io mi pongo: può lo sport aiutare a costruire un sistema moderno di convivenza per alimentare quel sistema di fraternità in un paese? La risposta non è soltanto può, la risposta è deve lo sport. Lo sport deve sapersi organizzare nella piena consapevolezza di non essere soltanto una dimensione di confronto agonistico, che fa parte naturalmente della grande famiglia sportiva, ma è molto di più. È un sistema, innanzitutto io ho sempre ritenuto, ma siamo in tanti a ritenerlo in questo paese, che è la terza agenzia educativa nel paese, dopo la famiglia e la scuola. È sicuramente, e per il mondo che io oggi rappresento e per quello per il quale mi sono impegnato tutti questi anni, è sicuramente uno straordinario mezzo di inclusione, di integrazione, ma non soltanto per le persone disabili, è proprio un momento di condivisione. Nella condivisione si abbattono le barriere, ci sono degli strumenti dove attraverso, in un sistema di regole, in un sistema di regole, nello sport si riconosce se stesso negli altri. Il competitor, dal latino competere, non è competere contro ma è competere con. Quindi ci sono tutta una serie di percorsi che si impara, formativi all'interno dello sport, che aiutano
a quel sistema di, e utilizziamo un termine, di fraternità, perché stiamo vivendo giornate dedicate alla fraternità umana, secondo l'accensione più antica del termine. La fratellanza, la fraternità, non è soltanto quella riconducibile alla genitorialità. Sono andato a studiare, perché anch'io come avvocato mi piace prepararmi sulle cose. La fraternità, noi abbiamo ereditato un termine la cui etimologia nell'accezione nostra deriva dal latino. In realtà l'origine della radice etimologica si ritrova nel sanscrito, e per fraternità nel sanscrito si intende il sostegno, il nutrimento. Quindi crea e sottolinea una necessaria dipendenza degli uomini in un sistema di fraternità, perché uno non può fare a meno dell'altro, perché verrebbe quel sistema di sostegno e di nutrimento umano. Allora, se questo è il vero concetto allargato della fraternità, io credo che in un sistema e una dimensione sportiva rappresenti sicuramente un luogo dove si può favorire tutto questo. Voi pensate, io adesso voglio banalizzare per però far capire, parliamo tanto di inclusione e integrazione, nello sport è l'unico luogo dove noi mettiamo tutti i ragazzi, i bimbi, le bimbe, nelle condizioni di esprimere, partendo da una situazione di pari opportunità, quelle che sono le proprie abilità. Poi naturalmente c'è chi ha maggiori abilità, ma non per questo chi ne ha di meno deve essere lasciato indietro, chi ne ha di meno deve essere educato, e occorre insegnare a loro a guardare a quello che possono fare e come meglio lo possono fare, che è quello che noi facciamo nel mondo paralimpico. Nel mondo paralimpico ciascuno di noi, che è portatore sano di una differenza, tendiamo a valorizzare le differenze insegnando ai nostri bimbi, bimbe, ragazzi e ragazze a guardare non a ciò che abbiamo perso per una patologia, per un incidente, come succede a tanti di noi, ma a guardare a ciò che è rimasto, e con quello che è rimasto trovare l'espressione massima nella nostra dimensione in termini di umanità, che è quella di sentirsi e diventare atleti. In questo modo si contamina la società civile, perché il mondo dello sport, vedete, voi state in un salone che per chi appartiene al mondo dello sport è iconico, nel senso, qui in questa sala si sono celebrati i più grandi successi dello sport azzurro da quando il Comitato Olimpico è nato fino ad oggi. Oggi si parla di qualcosa che secondo me è ancora più importante, si celebra il successo quotidiano dello sport, cioè quello che fanno migliaia e migliaia di società sportive dilettantistiche, quelle che fanno milioni di persone, volontari che animano il mondo dello sport italiano tutti i giorni, quello che fanno le famiglie, perché dietro ogni atleta, ogni ragazzo che fa sport c'è una famiglia, c'è un genitore. E allora, ritornando alla domanda, e chiudo perché poi da avvocato rischio di perdere, di essere prolisso, la domanda: può lo sport? Lo sport sicuramente deve, ma per poterlo continuare a fare ha bisogno anche di un sistema politico che riconosca allo sport questa importante funzione sociale, ma anche politica, perché lo sport partecipa a quei percorsi di diritto di cittadinanza di ciascuno di noi. Quando Balotelli faceva parte della nazionale, la maglia azzurra vestita da Balotelli era un grande segno di identità e di superamento di ostacoli che spesso sono soltanto legati all'ignoranza, della non conoscenza e i limiti dell'uomo. Per cui da questo punto di vista io credo che lo sport sicuramente può, sicuramente deve, e noi del mondo dello sport lo facciamo quotidianamente, perché ripeto, al di là delle medaglie pensiamo quotidianamente a quella che è la nostra responsabilità politica e sociale nell'azione politica e sportiva, ma occorrono anche che in tutti i paesi nel mondo ci sia la consapevolezza di questo ruolo dello sport. Spesso noi ne declamiamo le funzioni economiche, perché soprattutto nel mondo del calcio spesso ricordiamo che è la quinta industria, sesta industria del paese, spesso ne ricordiamo le funzioni sociali, dimentichiamo di parlare di sport anche come fenomeno culturale. Se tu costruisci e rivoluzioni la cultura di un paese, aiuti un paese a essere un po' più umano e un po' più fraterno, un po' più solidale, un po' più equo. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Io ho avuto già l'onore di intervistare il Presidente, quindi mi concentrerei sul mister. Queste giornate si ispirano all'essere umano, be human, e quindi diciamo io ne approfitto per cercare di cogliere delle sfumature del carattere umano del mister,
che, di cui tutti conosciamo l'eccezionale talento tecnico, ma anche la carica umana, quindi diciamo alla mia maniera, ma molto più fratelli tutti, questa sera farò qualche domanda. Io ne farei adesso due, tre e poi ripasso la parola all'avvocato. Un suo collega, Antonio Conte, ha detto che lui odia perdere tempo a parlare di qualcosa che non sia il calcio. Anche lei? Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera anche a lei, e visto che lei mi fa le domande alla sua maniera, io gli posso rispondere alla deve, mia maniera. Deve. Bene. Già a me mi dispiace dover andare a commentare quello che dice. No, Conte. No, non deve commentare, cioè, no, era se valeva anche per lei. Se valeva anche per lei. No, io siccome non ho studiato moltissimo, per cui tutte le cose che mi allargano le mie conoscenze, io sono ben disposto ad assorbire. Qualsiasi persona mi parla di qualche cos'altro è un piacere per me stare ascoltando. È un piacere, quindi non è esatto, è diverso. Lei come giocatore ha fatto tutto, no? Ha ricoperto tutti i ruoli, tranne portiere e attaccante. Si dia un voto come giocatore e come tecnico. Allora, a me piace far sapere che ho fatto tutto, nel senso che ho giocato e che ho vissuto tutte le categorie del calcio. Per quanto riguarda la conoscenza, è una conoscenza molto diretta, perché io la gran parte della mia vita l'ho consumata tra i dilettanti, ho giocato negli amatori e che voto ho si spesso darebbe? Fatto il capitano in quasi tutte le squadre dove ho giocato, e per cui questa è una cosa che mi fa piacere far sapere e dire, perché ci sono stato, le conosco nella realtà, le cose come funzionano lì dentro, ecco. Conosco le differenze, non moltissimo quella dove sono adesso, quella degli ultimi anni, quello più conosciuto, cioè non ho mai fatto il calciatore di Serie A, ho fatto soltanto l'allenatore, però che voto mi do? Che come si definirebbe, pensando a lei da Io allenatore? Mi definisco uno molto fortunato. Definisco molto fortunato perché sono riuscito a portare sempre a casa tutto quello che ho meritato. Non ho culo, che è una cosa differente. Sono fortunato. Cioè io se gioco all'Enalotto non vinco, ma quando mi sono impegnato al massimo poi ho realizzato, in base a quello che è stato il mio impegno e il tempo. Molti ormai dicono sempre la stessa cosa. Che se vuoi bene a qualcuno, vuoi bene a qualcosa, devi dedicargli il tuo tempo, non devi regalargli un oggetto. E io al mio lavoro ho dedicato tutto. La vita. C'è qualcosa che ha sacrificato? C'è qualcosa che della sua vita privata ha sacrificato per, diciamo, come prezzo di tanta dedizione? Ho sacrificato tutto, ho sacrificato, tant'è che se dovessi ricominciare, vista la fatica che ho fatto, ci penserei due volte, anche perché io vivo di cose normalissime, non ho bisogno di tanto. Ah sì, ci penserebbe due volte, veramente? Ci penserei due volte, perché effettivamente ho lasciato dietro delle cose che sono altrettanto importanti a quelle che ho vissuto. Ad esempio, sicuramente ho fatto non soffrire, però ho creato qualche problema alla mia famiglia, perché non gli ho mai dato spazio come meritano, come avrebbero dovuto avere quello spazio lì. Senta, ne approfitto per un'altra e poi lascio la parola, poi ci rivediamo fra poco. Famosa il suo rigore, famosa la sua disciplina. A proposito del codice Spalletti, lei una volta ha detto: quello che non sopporto adesso dai miei giocatori, ogni tanto lo facevo. Ogni tanto lo facevo. Lo facevo lei da giocatore. Cosa, per esempio? Ma io ho fatto tutte quelle cose che si fanno da ragazzi, probabilmente, però l'ho fatto in eccesso, nel senso che io mi dicevano, ero uno che andava a letto tardi
ma in realtà era il contrario, io andavo a letto tardi perché non riuscivo a dormire per l'attesa della prestazione che dovevo fare. Non, una cosa che rimprovera ai suoi ragazzi è che però lei ci si rivede un po', ci si rivede lei da ragazzo. Io ho dato tutto per questa cosa qui. Quello che gli rimprovero è quando non creano uno stile di vita adatto per dare il meglio in quella che è la professione che hanno scelto di fare, in quella che è la cosa più importante, quella che è la cosa più importante del mondo, che è quella di dare felicità a tutte quelle persone che ti vogliono bene, che ti stanno vicino. Non è la felicità che riusciamo ad avere noi da una vittoria, ma è quello che tu riesci a dare agli altri che hanno sofferto e che si sono sacrificati per il tuo stesso obiettivo. Cioè, quella è la felicità vera, per cui per me non c'è niente, non è quella che vive dentro noi stessi la felicità, ma è quella che noi riusciamo a distribuire agli altri, quella è la vera felicità. Io ho vinto da poco, ho avuto la fortuna di vincere da poco un campionato con il Napoli e l'ho sofferta tutta una vita, una vittoria del genere, perché poi mi è successo di vincere altre cose, ma quella di Napoli è sicuramente una cosa particolare. E poi dopo averla vinta mi sono accorto che poi la cosa più importante è stato il percorso che io ho fatto, tutto quello che ho condiviso con tutte quelle persone che mi sono state vicine e quello che siamo riusciti poi a restituire a una città innamorata del calcio, una città passionale, una città sentimentale come Napoli, oltre che bella, perché è anche bella. Il tema della vittoria, di quanto sia delicato vincere, ne parliamo dopo, intanto ti restituisco la parola e noi ci rivediamo fra poco. Il cardinal Gambetti chiede di porre in tutti i tavoli la stessa domanda, che poi verrà declinata, le cui risposte ovviamente verranno declinate a seconda del settore. In quale modo l'attività umana del nostro settore, quindi dello sport, contribuisce a creare e a costruire amicizia sociale? Allora, in questo caso noi non contribuiamo a costruire amicizia sociale, noi siamo amicizia sociale. Cioè, lo sport, per chiunque l'ha praticato, per sport in senso generico, no? Il luogo dello sport, che possono essere qualsiasi piscina, campo di calcio, di basket, pista d'atletica, palestra scolastica, palestra all'oratorio, insomma qualsiasi luogo di sport è un luogo di condivisione, dove si ritrovano i giovani, si ritrovano i bimbi, le bimbe, e all'interno di un sistema di regole che, guardate, che spesso i bimbi sono in grado di darsi da soli fin da piccoli. Se voi vedete, io non ho sacrificato anch'io purtroppo la mia famiglia, non me li ricordo, però i miei figli quando si mettevano a giocare, se giocavano si davano delle regole, no? Magari sicuramente inventate, ma qualsiasi bimbo lo fa. Ecco, quando tu metti dei bimbi a giocare all'interno di un sistema di regole, crei amicizia sociale, perché in quel momento tu crei innanzitutto socialità. Io penso che lo sport sia il più grande strumento di welfare attivo di qualsiasi paese, nel senso che tu costruisci attraverso il benessere dei bimbi cittadini che staranno meglio domani, e in questo crei anche degli attriti, degli ostacoli minori, per cui laddove si vive meglio e si sta bene tutti, naturalmente la socialità del sistema ne trae sicuramente un beneficio. E poi comunque è un sistema educativo, cioè lo sport aiuta a capire che ciascuno è indispensabile nella vita altrui. Voi pensate solamente, anche nel gergo giornalistico o calcistico, si parla di assist. Che cos'è l'assist se non quel momento nel quale io partecipo, assistendo un mio compagno di squadra, alla realizzazione di un fine comune che è il gol?
l'assistenza, quello che noi nella quotidianità decliniamo in negativo, no? Spesso la gente è assistenza sociale. Ecco, l'assist si trasforma nello sport in un momento educativo, perché sostanzialmente è quello che sta avvenendo e che dovrebbe avvenire nella quotidianità, nel momento in cui uno sviluppa politiche attive per la crescita del paese. Pensate al testimone nella staffetta. Testimone che cos'è? È il passaggio di un oggetto che si chiama testimone, anche lì per il raggiungimento di un traguardo, ma quello è un atto di testimonianza dove quattro atleti insieme o atlete stanno partecipando a un percorso comune per arrivare ad un traguardo comune. Allora ecco, l'amicizia sociale si crea con quei fondamentali che io, almeno che ho fatto sport tutta la vita, perché ho cominciato che avevo 4 anni, ho finito che ne avevo 32, l'ho fatto in tutti i modi, da normale, da disabile, fra un po' lo faccio da anziano, per cui l'ho fatto in tutti i modi. Però in tutta la vita ho sempre imparato tutto questo, e soprattutto il rispetto degli altri e a riconoscere negli altri ciò che siamo noi. Perché vedete, il gesto più comune nel mondo dello sport è darsi la mano. Pensate, alla fine di ogni competizione di altissimo livello o di basso livello, un gesto naturale, umano, fraterno è darsi la mano. In quale altro luogo della vita quotidiana, fra persone, fra esseri umani, ci si dà la mano o ci si abbraccia? Ecco, io penso che da questo punto di vista il mondo dello sport già lo fa, non ha bisogno di pensare nulla di nuovo, ha bisogno che qualcuno creda molto di più nel sistema sportivo per far crescere un paese. Mister, lei ha detto una volta una cosa molto sottile: vincere è una materia sempre difficile. Mi dice quali sono, diciamo, i rischi connessi alla vittoria, cioè qual è il dark side della vittoria? Dark side, quali sono i rischi connessi a quello che una volta lei ha detto: vincere di per sé non ha senso, poi diventa un vizio? Al di là che uno concorre, allora, vincere per vincere o perdere è sempre lo stesso impostore che ti crea quella situazione, è sempre un mentitore, uno ti mente che vincere è la soluzione e che perdere sei uno sconfitto, perché in entrambi i casi da una parte ti altera quella che è una condizione naturale, da quell'altra parte ti deprime. Non si può vivere nell'esaltazione e nella depressione, ci vuole sempre un equilibrio, per cui è chiaro che poi quando vinci ti vizi un po', mentre poi la sconfitta vai a vedere quello che hai sbagliato per tentare di metterlo a posto, però in entrambi i casi poi c'è qualcosa di distolto. Quello che diventa fondamentale è tutto quello che hai condiviso con quelle persone che prima ti sono state al tuo fianco per arrivare a quella vittoria o quella sconfitta. Ci sono dei momenti passati insieme a dei miei calciatori, quando facevo il calciatore sia quando facevo l'allenatore, che dentro di me sono ancora più vivi di quello che è stato il risultato finale. Cioè io non telefono a quella che è stata la mia vittoria, telefono a quello con cui ho condiviso questi momenti, con quelle persone che abbiamo consumato quelle serate dopo cena a tentare di organizzare poi una, diciamo, una forza che potesse competere con quell'avversario lì. Siamo arrivati anche a dover stringere le misure del campo perché la nostra conformazione fisica era quella meno adatta, senza farne accorgere a nessuno di questo, per cui sono quelle cose lì che mi sono rimaste molto più forti. Se lei mi chiede com'è la coppa che ha tirato su a Napoli l'anno scorso, io non saprei descrivergliela, pur avendone maneggiate diverse.
ma se lei mi fa essere un pittore, io so dipingere tutti i volti che ho incontrato il giorno che ho tirato sulla coppa, i volti felici dei miei tifosi e dei miei calciatori, quelli li saprei dipingere tutti. Per cui poi vincere o perdere è un po' il problema del calcio, è un po' il problema dei ragazzi, perché quando mi succede che siamo a parlare così come adesso, mi viene spesso domandato che cosa bisogna fare per avvicinare i ragazzi allo sport. No, la domanda è tutto l'opposto: cosa non dobbiamo fare noi per avvicinare i ragazzi allo sport? Questa è la domanda. E come si risponde? Risponde benissimo. Senta, visto che ha citato lei il Napoli, mi permetto di chiederle, al netto di tutte le considerazioni che lei già ha fatto rispetto alle condizioni che ha ritenuto, diciamo, non adeguate, inaccettabile per restare, ma da un punto di vista psicologico è esistito anche in minima parte, non la paura, ma insomma la paura di non replicare quell'enorme successo, cioè, che in una città come me, Napoli, a me, a Luciano Spalletti, che faceva il capitonè in un'azienda di divani e poltrone quando ero bambino, mi dice che ho timore a fare una cosa che nel calcio sono partito io che non avevo i soldini per comprarmi le scarpe e le Adidas, le World Cup me le sono messe in panchina ora, e tutti mi hanno preso per il culo perché avevo queste World Cup in panchina, e gli ho detto, e mia moglie, non ci siamo mai sposati, ma io non cambierò mai compagna, tanto per tornare al tema di prima, con la quale ho tre figli bellissimi, se ci sposeremo io mi sposerò con le World Cup, perché l'ho talmente sofferte, le faccio mettere anche a lei, cioè, e ora che sono arrivato a essere a quel livello lì che ho sempre sognato, ho timore a starci? No, ha vissuto una cosa talmente eccezionale, ha portato il livello, la squadra a un livello talmente eccezionale, e come diceva lei, per una ma è una domanda, non è un'affermazione, però sta dentro quella che è la storia di una persona. Esatto. Se il timore o non timore, che timore ho? Il Napoli. Cioè, lei, avendo vissuto quest'anno da osservatore importante, no, della squadra del Napoli, ha pensato: ho fatto bene, di più non avrei potuto fare guardando la situazione, o al contrario, mi sarei aspettato qualcosa con più qualità? Come domanda, perché. Perché ma non è troppo critica, facile, è una domanda, per me rispondere a questa cosa qui. Io rispondo no, assolutamente. Poi bisogna venire lì dentro e essere a conoscenza di tante cose. Io decido di far così perché ho i miei motivi. Poi mi dispiace, perché io voglio bene a tutti e perdono tutti, ma non dimentico niente. Per cui non dico perché sono venuto via, e non dico la ragione vera e propria. Tutte quelle altre cose sono palliativi, sono cose che sono andato a cercarmele dalla mattina alla sera, 24 ore il giorno, per tutta la mia vita, per essere lì. E una volta che ci sono, che fo? Ho timore della cosa che mi sono sognato da sempre? Perché io me la sono sognata da sempre, come questa qui della nazionale. Mi chiamano a allenare la nazionale e ho paura a allenare la nazionale. No, ha capito la domanda, lei ha capito qual era, no? Non era questa, che ha paura di niente. Ha portato a vincere uno scudetto importantissimo in una città che finalmente ha vinto qualcosa, e diceva lei, lo sguardo della felicità delle persone, no? Allora, è nelle ragioni per cui che ha deciso, no, di percorrere per non rimanere, allora, viste le condizioni che lei reputava evidentemente difficili, inaccettabili, immagino, per non allora rimanere. Nel calcio attuale quello si parla, poi quando siamo dentro a sviluppare
i lavori, si parla di calcio posizionale e calcio relazionale, lo dicono quelli più bravi in giro per il mondo. E noi si va a imparare, come abbiamo imparato da qualcuno, abbiamo avuto noi, tipo Sacchi, che mi fa piacere citare perché è stata veramente una svolta epocale quella che ha portato Sacchi nel calcio. Per cui in questo calcio posizionale, calcio relazionale, si va a fare delle valutazioni. Quello che diventa fondamentale è il calcio relazionale, cioè la relazione che noi si viene a creare dentro, la chimica che si viene a creare dentro uno spogliatoio. Non è una cosa sola che riesce a determinarla o un'altra, tutti ci debbono mettere un pezzettino. Ecco, Luca diceva prima che poi il fatto di avere queste differenze di razze, di culture, di religioni dentro lo spogliatoio è un qualcosa che ci dà ancora più sostanza, ci dà ancora più solidità, perché poi se in due si pensa alla stessa maniera non si arriva più in là di quel tanto lì. E avere la possibilità di sentire più persone, è chiaro che poi bisogna farle un po' anche convivere, però il calciatore che è abituato a guardare solo davanti a sé non è un calciatore forte per una squadra, perché per essere veramente forti i campioni sono abituati a girarsi intorno, a sapere con chi hanno a che fare di continuo, soltanto il movimento della testa. E questo fatto di relazionalità nel Napoli era diventata una roba bellissima. Noi abbiamo vinto non per merito mio, abbiamo vinto per merito di una città che ha una passione tremenda, viscerale, tremenda, perché non la puoi bloccare, non la puoi arginare, non la puoi contenere, diventa sbordante da tutte le parti, e per cui ti fa anche paura, perché quando iniziavano a mettere le cose in giro per la città e io passavo con la moto e con la macchina, tiravo giù il finestrino, è presto, e questi mi rincorrevano e volevano tirare all'aria anche me invece soltanto tutto. Per cui diventa importante quello di riuscire a mettere insieme tutte queste forze qui, e lì c'erano tutte, era diventato, non conta più tanto avere solo il campione, perché si vede che poi non basta il campione da solo, il leader se va laggiù a 2 chilometri di distanza poi non ti rendi conto di quello che fa, perché non lo vedi bene, se non sta qui fra noi non puoi andarlo a copiare. È chiaro che poi un po' di lavoro bisogna farlo, bisogna impegnarsi anche noi per poter mettere insieme tutte queste cose qui. Sempre il presidente, prima mi sono preso la confidenza di Luca, il presidente diceva un assist fa felice 2 persone, chi fa gol è quello, è quello fatto, è quello che l'ha fatto. C'è qualcuno di là, però noi avevamo tutto lì a Napoli per dare seguito a questa cosa, perché questa è la cosa fondamentale che conta, oltre ad avere dei campioni, perché si è visto che sono dei campioni e sono tuttora campioni, che stanno perdendo qualche partita perché poi quel dettaglio lì della fortuna di portare a casa ciò che ti meriti e in questo momento qui non gli riesce. Prego. Posso dire una cosa, scusami, perché mi ha sollecitato una riflessione, scusate se intervengo così, però è bene sviscerarli i temi. Allora, una riflessione stava facendo Luciano adesso, che secondo me rappresenta un po' la sintesi alle domande che ci stiamo ponendo. Quando lui diceva che nel rettangolo di gioco il giocatore non è quello che corre e guarda avanti, ma quello che si guarda intorno, no? Sostanzialmente nel rettangolo del gioco della vita l'importante è guardarsi intorno e trovare dei compagni di squadra nel rettangolo di gioco, dei compagni di vita nella vita. Tutto ciò sul quale stiamo discutendo, l'umanità e la fraternità,
vorrebbe che nella vita, se io mi guardassi intorno, trovassi qualcuno che è disponibile a darmi una mano. Certo. È lì che si costruiscono le logiche delle politiche della certo. solidarietà, delle politiche dell'assistenza in senso positivo e non negativo. Ecco, vedete come lo sport in fondo, in un semplice guardarsi intorno di un giocatore, è rappresentativo di quello che noi vorremmo che lo sport insegnasse alla vita quotidiana. Io quando sono diventato disabile, per tanti anni, fino a che il fisico, perché ero un atleta, insomma, non ero neanche male come atleta, riuscivo a fare tutto, beh, fatemelo dire da solo, a 60 anni oramai, devo ricordarmi i tempi che furono. Adesso, che naturalmente non ho più la forza che avevo a 30 anni, a 35, a 20, il chiedere aiuto non mi spaventa più. Cioè, era una cosa che quando ero giovane lo trovavo mortificante, dover chiedere aiuto. Va sicuro che è la cosa più bella che nella vita uno può fare, chiedere aiuto, soprattutto quando c'è una persona disposta ad aiutarti. Ecco, io credo che questa sia la sintesi di quello che avviene nello sport quotidianamente. C'è un compagno di squadra che chiede aiuto per qualsiasi motivo, ma nella vita trovare quel sistema di convivenza sociale, civile e di fraternità dove c'è una risposta alla tua richiesta d'aiuto, secondo me il segreto sta lì per diventare una società migliore e noi un paese migliore. Allora, giusto, cerco dei compagni di squadra perché io devo dare seguito a quella che è l'intenzione di squadra, a quella che è la mia idea, devo dare seguito, per cui per dare seguito io devo vedere dove posso far arrivare la palla che mi verrà passata o mi è stata passata, devo sapere quello che ho dietro, devo accorgermi, devo trovare un compagno di squadra in questo rettangolo di gioco. E poi si può dire che se uno riesce a stimolare se stesso per sintesi fa vedere chi è, cioè un calciatore tecnico fa vedere chi è, uno che stimola se stesso fa vedere chi è, uno che riesce a parlare agli altri e riesce a coinvolgere gli altri fa vedere dove vuole andare, perché da te solo non vai da nessuna parte. Se non coinvolgi gli altri non arrivi a fare gol, tu non puoi prendere la palla dal portiere e andare. Poi c'è quelli a cui voi date più importanza, o loro se sono dei giornalisti a cui danno più importanza, cioè quello che fa qualcosa di fondamentale. Ormai si vede nel calcio attuale che un difensore fa un intervento e tutta la squadra corre a dargli 5 come se avesse fatto un gol, perché cominciano ad essere poi conoscitori che ci sono altre cose che sono fondamentali come quella di far gol. Io dall'anno scorso ho portato per esempio del Napoli, del campionato del Napoli l'anno scorso, quel rientro da quel calcio d'angolo battuto male dove cediamo la palla agli avversari e partono. Noi avevamo 8 giocatori dentro l'area piccola di rigore, loro partono in anticipo a noi, si arriva in 10 con il portiere che già in porta 11, tutti a tentare di opporre forza a questa ripartenza, si chiama così, degli avversari. E quello è stato il momento dove si è capito che il Napoli era diventato una grande squadra, che era in grandissima relazione e che aveva tutte quelle qualità che il Papa ha richiesto in quel documento parlando di sport di quei 6 anni fa, che è stato il primo documento di dove lui parla di quelle che debbono essere le caratteristiche all'interno di uno spogliatoio per unire le forze per arrivare all'obiettivo della vittoria, dove c'era racchiuso tutti quegli aggettivi e tutte quelle cose che lui cita in quel documento lì, che è stato il primo documento che un Papa ha fatto riferito allo sport. Facendo seguito alla considerazione del Presidente Pancalli sulla bellezza di chiedere aiuto, i suoi giocatori le chiedono aiuto, cioè nel senso si rivolgono a lei anche per ragioni diverse da quelle del campo? Le è capitato? Può succedere con qualcuno che instauri un rapporto, sono
Molti sono stati miei figli, quelli che ho allenato, per cui posso dare, se vedo qualcosa che non va bene, un consiglio perché li aiuti a capire determinate cose. È fondamentale, e quando si entra in relazione, si entra in confidenza, è una cosa che può succedere, anche se richieste vere e proprie non ne ho mai avute, però poi vivendo insieme si ha la percezione che questa cosa, che in questa cosa bisogna metterci mano, vada sistemata. Per cui, ad esempio, in questo momento qui noi della federazione siamo stati un po' criticati per quello che ci è successo a quei giocatori che sono stati presi durante il ritiro, ma noi ora vogliamo andargli incontro, vogliamo tentare di farli rientrare fra noi, vogliamo rimetterli in condizione di poter sviluppare quella, perché hanno sbagliato, però poi sbagliare sbagliano tanti, per cui li aspettiamo. Certo. Ieri al Corriere della Sera ha detto che la nazionale può competere con i big, Francia, Germania, Inghilterra, ma bisogna lavorarci ancora un po'. Allora, quali sono i punti forti, ma anche quelli che lei considera punti su cui invece bisogna lavorare di più, come ha detto ieri? Allora, per noi quei giorni che staremo insieme lì all'inizio di giugno, quei 10-15 giorni prima delle partite, saranno fondamentali. Noi abbiamo una storia, abbiamo la possibilità di confrontarci con una storia come riferimento, che è importante per riuscire a diventare di quel livello di superiore. Sicuramente il nemico è la presunzione, quando credi di essere più forte, più furbo, più bello di un altro, quello è il tuo nemico. Poi allo stesso tempo ci vuole un po' di coraggio, un po' di autostima, per cui queste cose si fanno levitare fino a quel confine lì, e dopo, quando vanno di sopra, si fanno tornare un pochettino indietro, per cui bisogna essere attenti e vedere poi quali sono le reazioni che portano nell'io invece che nel noi, e lì ci si mette mano, si prova a tentare di dire delle cose corrette che ci vogliono. Noi abbiamo bisogno di fare un qualcosa di superiore a quello che abbiamo fatto vedere fino adesso, ma abbiamo fatto vedere delle cose che sono una buona base. Poi si vedrà in questi 10 giorni 15 come riusciremo a lavorare, e io sono molto fiducioso perché abbiamo la possibilità di essere nelle condizioni di esprimere qualcosa in più a quello che abbiamo fatto vedere fino a questo momento. Ti lascerei la parola e poi ritorno per altre due domande. Mister. Sì. In realtà in alcune delle parole del mister c'è il senso di questo tavolo, e forse anche un po' la risposta al perché lo sport può costruire pace, perché può essere uno dei 12 mattoni. Perché il mister dice: in campo non si basta da soli. Certo, la pace non si può costruire da soli, quindi la pace ha necessità di essere condivisa. Se in campo non si vince da soli, allo stesso modo questa metafora può essere di certo la metafora che più può aiutare un cammino di fratellanza. Presidente Pancalli, lei prima dice: ma noi siamo amicizia sociale, perché ciascuno di noi è indispensabile all'altro nel gioco. Ma in questo momento lo sport viene vissuto in questa dimensione sociale, o forse lo sport dà una visione meno bella di quella che lei oggi ha descritto e che, a mio modesto parere, è? Ma allora,
in tutti i fenomeni del vivere quotidiano, in tutti gli aspetti, le declinazioni della società, c'è sempre qualcosa che accade e qualcosa che narra ciò che è accaduto. Non sempre la narrazione corrisponde a ciò che accade o ciò che realmente sta accadendo. Vede, il mondo dello sport non è avulso da quelli che sono i problemi della nostra società civile, piuttosto che in tutti i paesi, non è refrattario e impermeabile rispetto a quello che accade intorno a noi. E spesso quello che accade intorno a noi rischia di essere la chiave narrativa di quello che accade dentro di noi, spesso distorcendo quella che è una visione di un mondo che, per la quale uno dovrebbe interrogare coloro che vivono quel mondo per poter dare delle risposte. Però il nostro è un mondo anche estremamente ampio e complesso, perché naturalmente non si può parlare, se volessimo affrontare con un grande CT come Luciano il tema calcio, non posso, per avere una visione del sistema calcio, soltanto pensare alla punta dell'iceberg o alla della piramide, perché quello che ne deriverebbe è la narrazione che leggiamo sui giornali, ascoltiamo sulle radio, eccetera. Poi dopodiché sarebbe bello andare nei campetti di periferia dell'oratorio, vedere questi bimbi che rincorrono un pallone e vedere che rincorrono soltanto la felicità, si divertono, giocano, ma anche quello è calcio. Cioè, voglio dire, in altri termini, il sistema sport, come tutti i sistemi che mandano avanti, che fanno parte del nostro vivere quotidiano, è un sistema complesso. Sicuramente è un sistema che può aiutare, visto che ti riferivi alla pace, può aiutare al dialogo, perché sicuramente lo sport è uno di quegli strumenti. Ancora oggi che il presidente Macron fa appello alla tregua olimpica e paralimpica, aggiungo io perché parla solo d'olimpica, vorrei che poi si, già è successo una volta in quel di Pechino, poi quando arriviamo noi dice vabbè, è finita la tregua, no, la tregua olimpica e paralimpica, in qualche modo sta attribuendo alla dimensione sportiva un ruolo importante che in passato ha avuto. La famosa partita di tennis tavolo che fu in qualche modo artefice del raffreddamento degli animi in tempo di guerra fredda, attraverso una partita che era un momento di gioco. Perché? Ma perché poi in fondo nel mondo dello sport c'è proprio quella dimensione estremamente percepibile del senso dell'umanità e della fraternità, perché ci confrontiamo ad armi pari. Cioè, nello sport non ci sono quelle sovrastrutture, no, che puoi trovare nel mondo dell'economia, nel mondo di altri settori che, dove sicuramente qualcuno... Il mondo dello sport è così, è fatto così. Qualcuno diceva insomma, siamo tutti con la medesima tuta, con la medesima maglia, con gli stessi pantaloncini, forse qualcuno... Però quello è un mondo dove la democrazia esiste veramente. E forse la cosa che mi fa più arrabbiare è che proprio laddove noi dovremmo investire per garantire effettivamente la valorizzazione di queste potenzialità del mondo dello sport, ovvero la scuola, durante le ore di educazione motoria, non si fa. Oggi la dimensione sportiva, molte persone non possono far praticare ai propri figli l'attività sportiva per barriere economiche, perché l'operaio non ce la fa e non può pure pagare la piscina, il tennis, il nuoto, il calcio e la palestra. Allora, per questo io prima parlavo di un sistema sportivo che potrebbe essere perfetto, ma serve un sistema della politica del paese che aiuti questo. Ma laddove potremmo garantire anche ai figli di coloro che hanno barriere, incontrano barriere economiche, per poter rispettare un diritto allo sport anche dei propri figli, non si fa nulla per tentare di migliorare la risposta a quei ragazzi e quelle ragazze. Si è fatto tanto parlare dello sport in Costituzione. Ah, il diritto allo sport, da avvocato, e lo dico a un collega, non è entrato il diritto allo sport in Costituzione, hanno soltanto espresso i valori dello sport al sesto comma dell'articolo 33, i valori che conosciamo. I padri costituenti, quando hanno voluto attribuire un diritto, hanno esplicitato: la Repubblica garantisce il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto allo sport in questo paese ancora non c'è. E laddove si potrebbe effettivamente realizzare, dare una risposta, ovvero sia la scuola, non facciamo un granché per dare una risposta. Allora, tornando, perché mi sono un po' perso, però tornando a quello che dice, alla domanda,
Io credo che anche lo sport ha i suoi problemi, non voglio sottrarmi ad una, come dire, analisi seria e trasparente. Abbiamo i nostri problemi, perché naturalmente viviamo in questo mondo, in questa quotidianità. Il problema però, o meglio il tema secondo me, è alzare un attimo il livello della discussione e far capire che le politiche sportive sono politiche importanti quanto qualsiasi altra politica. A me sono concesso che tutti quanti si perda il vizio, nel momento in cui parliamo di sport, a parlare solo di risultati. Di risultati, di medaglie, eccetera. A me piace parlare anche di quella bambina che noi a un campus di avviamento allo sport paralimpico abbiamo messo a nuotare, piuttosto che la bimba che è stata messa su un cavallo, e vedere il proprio genitore, la propria mamma piangere perché testuali parole, è la prima volta che mia figlia o mio figlio fa qualcosa che io non so fare. Questo è lo sport. Allora, se noi riuscissimo a dare un valore a quello che produce lo sport, e che è quello che in questo momento noi parliamo, stanno producendo in giro e lungo l'Italia, per l'Italia, per i paesi, eccetera, con un pallone, uno dei più grandi pedagogisti al mondo, per spiegare che cosa fosse la felicità ai propri studenti, disse ai propri studenti: provate a dare un pallone a dei ragazzi e verrete dipinta nel sorriso e negli occhi di quei ragazzi la felicità, quella è la felicità. Allora, non voglio far retorica, ma se qualcuno credesse veramente nello sport, che ha un inizio e una fine, che è un grande iceberg, è una grande piramide della quale noi vediamo soltanto la rappresentazione più espressa, più visibile, ma che è fatta di tanti uomini, di tante donne, di tante persone che in pensione, di genitori che dopo il lavoro vanno ad aprire la piscina, la palestra, la puliscono per dare la possibilità ai propri figli di giocare con pallone, di mettere un canestro, eccetera. Quella è la società civile, ma il vero problema è che noi siamo talmente distanti oramai, la società civile, cioè gli uomini e le donne di questo paese, rispetto a chi poi in qualche modo è deputato a tentare di dare delle risposte, perché non è che siamo tutti dei maghi, che è difficile capire quello che effettivamente è stato fatto addirittura, quindi non essere più consapevoli di quello che abbiamo fatto, ma soprattutto qual è, parlando calcisticamente, il prossimo gol che dobbiamo realizzare. Ecco, secondo me, non mi ricordo la domanda, però mi sono andato a... No, ma il tema è questo, bravissimo. Bravissimo. No, perché mi sono perso, bravissimo. È quello lì, è il problema di quello che si dà come importanza alla vittoria o alla sconfitta, è soltanto quello lì, cioè i padri accompagnano i bambini a giocare a tennis e a calcio a 4-5 anni e sperano il giorno dopo di avere a che fare con dei campioni. Fa parte della vanità dei genitori, e la racchetta e il pallone sono più grandi del bambino che gioca a tennis e che gioca a calcio, e già c'è questa attesa di creare il campione. È chiaro che il bambino poi, caricato di questa responsabilità abnorme, ha una reazione di rigetto verso lo sport. Perché? Perché i bambini fanno tutti sport, iniziano a fare sport da quando vanno a scuola, fanno alle corse per arrivare al tram, fanno alle corse per arrivare alla bici fuori, a vedere chi arriva primo, giocano di continuo a bandierina, già quello è un inizio allo sport naturale. Il problema è che dopo averlo cominciato perdono quello che è l'effetto del gioco, cominciano a non vedere che poi possono primeggiare fin da subito e sempre. Gli si fa vedere che si è o campioni o brocchi, gli si fa vedere che si è o vincenti o perdenti, non c'è una via di mezzo. E questo diventa poi un timore per il bambino mezzo e mezzo. Noi si perde tutte quelle situazioni mezzo e mezzo che poi potrebbero anche fiorire, potrebbero ridiventare campioni anche loro. Si ha la cattiva educazione di creargli questo nemico di questa pressione, perfetto, la parola giusta è pressione, e loro non sanno reagire. Se noi vediamo una squadra di terza categoria dei dilettanti, una squadra di Champions League che fa gol, dentro il campo
c'è la stessa gioia e la stessa felicità che si spartiscono gli elementi che giocano in quel momento lì. Poi è chiaro che ha una dimensione differente di pubblico, ha una dimensione, però lo sport produce ugualmente felicità anche in queste cose dove non per forza bisogna portare a casa un trofeo, e molti lasciano a causa di questa visione di dover vincere per forza che si ha dello sport, se no non siamo niente e non si conta niente. Io penso che sia questo. Io poi glielo dico sempre ai ragazzi che incontro, la risposta che do quando mi dicono: ma mister, lo vinciamo l'europeo, lo vinciamo l'europeo, intanto viviamo l'europeo, tu sarai con me dentro questa esperienza dell'europeo, ti impegnerai con il pensiero a darci un contributo, e allora ci sentiremo più forti. Però è quello che è il percorso sempre che diventa fondamentale, e bisogna avvicinarsi con l'intenzione che sarà un qualcosa che comunque vada, domani sarò migliore perché ho fatto quell'esperienza lì. Per cui anche nello sport così in generale bisogna farlo senza avere poi per forza delle risposte subito. La forza del loro sport è quella lì, è quella della gioia a qualsiasi livello tu lo fai. La forza dello sport è quella che noi di 65 anni si ritorna a giocare con i bambini e si ritorna ad essere bambini dentro lo sport, è quello lì. Io ho una figlia, ho un figlio di 31, una figlia di 13, e quando abbiamo dovuto fare delle cose che probabilmente per l'età che avevamo non eravamo più competitivi, però è stato bellissimo ritornare a 55 anni sotto il tavolo a giocare con mia figlia e via dicendo. E questa è un po' l'essenza dello sport, insomma, bisogna giocare al di là di quella che è l'aspettativa del voglio il campione, ci si va a picchiare, ma che si va a picchiare? Siamo a casa, ma chi è andato a giocare i figli per litigare e per picchiarvi fuori? I bambini poi che cosa ne nutrono da questa cosa qui? Che può succedere che la gente si picchia in base a quello che è il gesto tecnico che tu hai sbagliato, allora preferisco non giocare se debbo poi con quello che è il mio comportamento in campo far scaturire una guerra sugli spalti fra genitori, preferiscono giocare, si intimoriscono, è questa poi la storia reale. Siamo sempre noi più grandi, quelli più furbi e più intelligenti che poi disturbano sempre tutto. Lei, mister, che ha vinto tanto, qual è la sconfitta che le è servito di più? Una, lei ha vinto tanto, no? Una sconfitta che l'ha proprio aiutata, le ha insegnato anche a saper perdere. Una, cioè devo andare a scavare quella che è stata una cosa che mi ha fatto male, che mi ha disturbato. Che l'ha aiutata, che le ha fatto scattare il click. Io ho perso molto, non ho vinto tanto, io ho perso molto, però poi mi è successo anche di portare a casa delle cose che non sono state importanti per nessuno e che per me sono state fondamentali. Certo. Però l'anno scorso siamo usciti in Champions con il Milan, quella lì mi è dispiaciuto molto per quello che era il momento, per quella che era l'importanza di quella partita lì, ecco, se proprio vuole... No, una cosa, quindi è recente, no? Perché io le chiedevo una cosa che in qualche modo, come lei diceva, no, ragazzi, no, bisogna... siccome è fresca me la ricordo... Sì, più cocente, più cocente. Ci vuole più tempo per andare a scavare. Senta, è sciocco chiedere... Ma ce ne sono tante lo stesso. Vabbè, insomma, ha più vinto che perso. È sciocco chiederle quale sia stata ovviamente la migliore delle tante eccezionali esperienze in panchina che ha vissuto, quindi non glielo chiederò, ma se invece dovesse giudicare con un aggettivo Roma, Zenit, San Pietroburgo, Inter e Napoli, quale aggettivo userebbe per queste sue esperienze, per queste quattro esperienze?
sono esperienze meravigliose sempre. Tutte, dando come premessa questo, no? Sì, però ora un aggettivo a qualsiasi mi rimane difficile, bisogna vada su sinonimi e contrari. Su... Anche un concetto, se non vuole usare l'aggettivo. Però insomma sono esperienze di grandissime città, di grandissime platee, di voglia di calcio, di voglia di condividere delle cose, di città bellissime che insomma le metto, bisognerebbe trovarsi quattro aggettivi bellissimi per tutte e quattro, ecco. Allora le chiedo una cosa per giocare, per giocare. Sì, sì, no, perché... No. Per giocare, non so fare. No, a me mi ha dato fastidio solo quella lì che io ho paura le di domande... fare qualcosa. Se c'è rimasta male mi dispiace. No, io non ci sono rimasto. Però io non ho... Io no, ma non veramente ci guardi, di solito ci rimane male. Nel calcio e ora che sono arrivato in cima, se mi viene detto che ho timore a starci con quello che ho sofferto durante la mia vita... No, ma ha risposto benissimo. Diciamo, uno scavalca recinti. Ma guardi, io non ci rimango mai male perché faccio le domande, è il mio mestiere. Poi ognuno risponde come crede. La mia era una cosa psicologica perché... Mi perdoni se perché ovviamente... Ho toccato la sua sensibilità. No, diciamo io forse ho toccato la sua, viceversa. Senta, ma tornasse indietro... Diciamo solo che è diventata una belva quando l'hai fatto. Ma evidentemente ho colto un punto, evidentemente ho colto un punto delicato. Tornasse indietro, dovendo scegliere, sto giocando, preferirebbe avere a che fare ancora con Vandanara o con i sostenitori di Totti, dovendo scegliere una delle due situazioni? È uguale per me, quelle due situazioni lì sono state due situazioni che mi hanno dato forza, perché riuscire a mettersi contro tutti come ho fatto in quelle due situazioni lì, insomma, tornavo a casa, l'ho già detta troppe volte, però io ero molto affezionato a mio fratello che non c'è più da tanto tempo, e lui era veramente la belva di... no, più belva era mio papà, poi c'era mio fratello, io sono quello... sono io... Il cucciolo della situazione. E lui mi diceva sempre: Luciano, un lavoro bellissimo, giornali tutti pieni, vai a casa, gente a aspettarmi a casa da tutte le parti, mio figlio a scuola che gli veniva detto di tutto, via dicendo, da tutte le parti. E lui mi diceva: un lavoro perfetto, perché? Perché posso capire 80-20, 70-30, ma avevi 100% contro così è segno che tu stai facendo un lavoro perfetto. E è quello lì, poi, averli tutti contro che ti fa avere poi la conoscenza di quello che è il tuo carattere, perché sono le pressioni che ti schiacciano, che fanno vedere che persona sei. Io non mi sarei mai aspettato in quelle situazioni che tutti avrebbero voluto che fossi finito a casa, che avessi smesso di fare l'allenatore, perché l'avevo tutti contro, tutti, dalle persone che incontravo a tutti quelli che mi scrivevano, mi hanno scritto delle robe che ce l'ho tutte, che sono robe bellissime a rileggerle ora. E poi invece quello lì era che tornavo a casa e dicevo: bisogna smettere di fare questa cosa qui. Il giorno dopo, quando riero a contatto, che ci si riguardava e che mi ritrovavo nel sistema lavorativo e che dovevo essere giusto per quello che era il mio ruolo in quel contesto lì, non avevo dubbi. Ridavo seguito come a quello che diceva prima il nostro presidente Luca, che qualsiasi cosa mi veniva prospettata non me ne fregava niente, perché io dovevo essere giusto per il mio lavoro, per il ruolo e per i fini ai quali la Roma, l'Inter e tutte le squadre debbono tener conto, cioè la vittoria di tutti. O vinco io, dovete perdere tutti, non è lo slogan che io possa accettare da un calciatore che allena, insomma, ecco. Si trova duro se qualcuno viene con quell'idea lì. Vabbè, io l'aspetto nel programma e lascio le conclusioni. Velocissimo. Allora, abbiamo ascoltato tante
riflessioni profonde. Il presidente Pancalli ha detto una cosa bellissima. Probabilmente noi spesso, parlo per me, facciamo il contrario. Non pensiamo a quello che abbiamo, ma a quello che non abbiamo. Probabilmente una società che pensa a una persona, un individuo, ha più possibilità di diventare fratello e vicino all'altro se pensa a quello che ha e non a quello che non ha. Credo che questo sia un grande messaggio che noi oggi da questo tavolo possiamo sicuramente lanciare. Così come il mister parlava della gioia del calcio, che quindi è una gioia che è a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta, è una gioia in sé stessa. Certo, mi verrebbe da chiedere al mister se noi da cattolici, praticanti, io vivo, ho vissuto da sempre nella mia vita nell'oratorio, lì ho conosciuto mia moglie, se mister, prima di fare le conclusioni, se mister, secondo te un po' questa crisi degli oratori che noi stiamo vivendo ha poi portato anche a una crisi per noi italiani di talenti? Si gioca più in quelle scuole calcio dove magari, come diceva il presidente Pancalli, si gioca più nelle scuole calcio e meno per strada, e quindi per strada significa anche meno oratorio. Allora, è chiaro che il contesto del calcio libero, delle cose, crea poi la perdita di non avercelo più, crea un po' la perdita di qualche crescita, di qualche talento. Il fatto che ora ci sia tutta questa tecnologia che li allontana un po' da quello che è il calcio praticato, io sono convinto di quello che ho detto prima, che siamo sempre noi i primi nemici di tutto questo, però penso che poi bisognerà riuscire a far capire ai nostri giovani che bisogna andare a fare esperienze all'estero, perché io trovo molti ragazzi che vengono a fare esperienze in Italia, ma ne trovo pochi che vanno a giocare un calcio di secondo livello o di primo livello come possibilità calcistiche, ma di secondo livello come qualità di calcio, dove si fanno ugualmente delle esperienze importanti poi da riportare in Italia. In Italia si preferisce più stare a fare la panchina nella primavera delle squadre di Serie A che non andare a giocare in una Serie A in Kosovo, in un altro paese qualsiasi dove il calcio è di un livello inferiore, ma si va lì, si sta nella stanzina nostra e si pensa all'allenamento del giorno dopo e debbo condividere quella che è una strategia con il compagno di camera che è di quel paese lì e di quella nazione lì, debbo avere una disponibilità per imparare determinate cose. No, noi si preferisce andare a fare l'aperitivo qui e stare tutti comodi e magari poi non giocare, però anche i procuratori stessi non debbono prendere l'aereo e seguire il ragazzo laggiù, ma invece tenerli qui tutti vicini e nelle condizioni di poter essere seguiti facilmente. C'è disparità per quello che è la volontà e il sacrificio che fanno i ragazzi che vengono a giocare in Italia con quello che facciamo noi per andare a giocare all'estero, e questo crea qualche difficoltà poi alla crescita di talenti. Io farei concludere Francesca, il presidente Pancalli e il mister Spalletti. Il tavolo era, questi 12 tavoli significavano 12 mattoni per questo documento che poi verrà stilato. Allora vorrei che il presidente Pancalli e il mister Spalletti, che ringraziamo per tutte le osservazioni, alcune tutte profonde, alcune anche simpatiche. Stasera, mister, spiegherò ai miei figli la differenza quando fanno gli esami tra culo e fortuna, che ho trovato veramente molto, molto,
molto molto azzeccata, quella è la differenza tra culo e fortuna. E, ecco, se ognuno di voi potesse scrivere velocemente, per il tempo che vi occorre, un piccolo paragrafetto di questo documento che viene dal tavolo sport. Come, vi faccio la domanda, come lo sport può contribuire a questo? Siamo diversi, siamo differenti, abbiamo differenti culture e religioni, ma siamo fratelli e vogliamo vivere in pace. Come ho detto all'inizio, continuando a fare quello che facciamo, consapevoli del fatto che la vera rivoluzione, dal mio punto di vista, per la mia esperienza di vita, che sicuramente è diversa rispetto alle vostre, la cosa più straordinaria di questo mondo è essere normali, ma non normali nel senso non differente degli altri, ma riacquisire quella normalità dell'approccio ai problemi, dell'affrontare i problemi. Non so come spiegarmi, io dico sempre ai miei figli, quando oramai pure loro sono grandi, hanno qualche problema per il quale cominciano a fare cose, guardate che la cosa più semplice da fare è affrontarlo in maniera normale, così come qualsiasi altro problema, e sicuramente quello che dicevo, non aver timore a chiedere aiuto. Perché il chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza. Noi viviamo in una società che invece ci vuole tutti belli, performanti, ricchi, veloci, e non è così. Non può essere così, perché il mondo ci dice che è diverso. Non può essere così. E questo sistema che vuole tutti belli, uniformati, veloci, prestanti, efficienti e quant'altro, non può funzionare. Bisogna sapere che non, ciascuno di noi ha dei propri limiti, io l'ho imparato sulla mia pelle, e come dicevi te, ho imparato sulla mia pelle quanto fossi ricco prima di perdere l'uso delle gambe. Cioè lì mi sono reso conto di quanto fossi ricco, il Padre Eterno mi ha dato la possibilità di comprenderlo. Voi tutti i giorni fate una marea di atti quotidiani al quale non date un valore. Pensate che per 8 mesi io non potevo muovere nemmeno le braccia, dovevo essere imboccato, pulito, lavato e quant'altro. Quando oggi io, tutti i giorni, sono passati 40 anni dal mio incidente, bevo con un bicchiere d'acqua e lo faccio in autonomia, io ci penso ogni volta perché dico cacchio quanto sono ricco, perché non l'ho potuto fare. Ecco, allora qual è, ritornando, so quello che ho perso nel momento in cui non lo potevo fare. Quindi quello che dobbiamo fare è continuare a riappropriarci del nostro essere normali, a vedere comunque coloro che sono di fronte a noi a dei fratelli e non dei nemici, non dei concorrenti, non dei competitors in senso negativo, non di persone che competono con noi per un progetto, e a capire, come dice il Santo Padre, che l'unico modo per la via della fraternità e della pace sta nell'amicizia sociale, nella grammatica dell'umanità. Questa mattina ha parlato di grammatica dell'umanità, e la grammatica dell'umanità passa attraverso, a mio modo di dire, la normalizzazione, abbassare tutti un po' il livello delle nostre esigenze, forse di ipertrofismo, di prestazionale rispetto a quello che richiediamo. Forse è retorica, forse sono eccessivamente, ho un approccio eccessivamente cattolico, forse. Però io nella vita sto imparando, proprio perché mi sono trovato dall'altra parte e ci sono tuttora dall'altra parte, a sentirmi ricco perché a molti dei miei amici è andata molto peggio, no? Per cui già ad apprezzare quello che hai e che il Signore ti ha dato. A quello che diceva Luciano adesso, nella metafora calcistica, l'assist fa felice due persone, è un po' quello che si dice, che donare non rende felice soltanto chi riceve il dono, ma anche chi lo fa quel dono. Ed è vero, bisogna provare per crederci. Quando uno si sente utile, che fa anche una cretinata, ma aiuta qualcuno, io mi sento meglio non perché magari portiamo un sacco di medaglie, ma quando un ragazzo, un genitore mi dice grazie allo sport ho capito che la mia vita non era finita.
Sono cose che non appaiono, ecco, la normalizzazione sta nel dare evidenza a tutto ciò che non appare più, perché siamo troppo alla ricerca di chiavi narrative che tendono a sottolineare soltanto tutto ciò che non va e ciò che in qualche modo può dimostrare un nostro fallimento in termini prestazionali. Non è così. La vita è fatta di molteplicità di colori, di diversità. A tutti occorre dare una possibilità, per tutti devono essere create condizioni di pari opportunità nell'accesso, nei percorsi di riconoscimento di quelli che sono i nostri diritti. Poi dopodiché, ripeto, non so se questo è l'ingrediente o la ricetta migliore per... Io so solo che alla fine uno alla sera e la mattina si deve guardare allo specchio e sapere che ha fatto qualcosa di buono non soltanto per se stesso. Io mi occupo di sport da una vita, non l'ho fatto e non lo faccio soltanto per il mio mondo, che è quello che mi dà maggiore soddisfazione, perché è un mondo fatto di una straordinaria umanità. Guardate che chiunque si avvicina al mondo paralimpico ne rimane contagiato e se ne innamora, perché è più quello che ti dà che quello che tu più quello che ricevi che non quello che riesci a dare. Ecco, il mondo dello sport è tutto così, soltanto bisogna dare la possibilità di esprimerlo nei giusti termini. Però ripeto, non credo che esistano degli ingredienti, esiste un approccio, e l'approccio secondo me più normale è quello del buon padre di famiglia, utilizzare la diligenza, la cura del buon padre di famiglia. Quello che faresti per i tuoi figli lo fai per le cose a cui ti dedichi nella vita, non è avere il conto in banca più alto, più ricco, eccetera, perché poi il giorno che non stai bene e che c'hai un problema non ti cambia la vita quel conto in banca. Ma avere tante persone intorno a te che ti aiutano ti può cambiare la vita. Mister, che scriviamo in questo documento? Che scrivi in questo documento? Cosa scriviamo in questo documento? Scriviamo che noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, perché ci siamo impegnati a dire qualche cosa di più, ed è poi la cosa che ci può dare un'apertura maggiore in futuro di andare a fare quelle cose, di valutare bene tutto ciò che può aiutare questo mondo, tutto ciò che ci possa dare una compattezza, un'unione, una tranquillità, di modo che poi si va più in pace a fare qualsiasi cosa. Basta guerre, bisogna fare la pace, bisogna volersi bene. Andiamo tutti in quella direzione lì. Sì, io non posso che ringraziare il Presidente e il Mister, del resto lo sport come poche altre cose al mondo, forse solo la musica, inclusività e pari opportunità, quindi grazie Presidente per lo scatto culturale che ha portato avanti, diciamo, in questi anni con il suo lavoro, grazie Mister per aver fatto gioire per tutti i gol e i successi a tutti i livelli. E grazie per aver permesso questo dibattito, grazie a tutti voi che ci siete stati. Grazie.